È molto difficile adesso parlare, qualsiasi mia parola veramente risulta banale. L'emozione è veramente fortissima, però è proprio perché è un film, un cortometraggio molto forte, che è giusto creare un dopo e attraverso i protagonisti, attraverso altre persone si possa fare l'attenzione, si possa porre l'attenzione su quello che è successo, ma anche sulla fiducia che poi ha espresso anche l'autore e i protagonisti del film. Ritorniamo nella nostra terra e lo facciamo. Intanto chiedo ancora a Stefano Moroni di venire qui. E ancora un applauso. Per cogliere l'emozione, però forse ho sbagliato, dovevo prepararmi. Chiedo invece all'onorevole Paola De Micheli, sottosegretario all'economia, donna vicentina, politica vicentina, di essere qua al nostro fianco. Le motivazioni più o meno le potete immaginare, ma le capiremo ancora meglio ascoltando anche Paola Gazzolo, assessore regionale alla protezione civile. Io mi metterò qua, voi vi sedete. No, preferisco avervi lì, io mi metto qua un po' più di profilo, sedetevi voi. In centro l'uomo, Stefano. Intanto. Si dondola. Immagino che siete tutti d'accordo e lo chiedo alle donne piacentine, scusate se mi rivolgo a voi così, ma in questo caso è giusto ricordare la vostra terra di origine. L'emozione che vi ha portato qui, entriamo un po' più nel dettaglio, mi fai grazie. Lei mi chiedi. Beh, io ho visto questo film nella proiezione che è stata fatta al Senato qualche settimana fa. Dopo la presentazione che è stata fatta alla presenza dell'assessore Gazzolo, c'era il presidente Errani che fu un grande protagonista delle giornate che seguirono quella vicenda, e l'oggi capo della polizia, ma allora capo della protezione civile, Franco Gabrielli. E quando insomma una Paola è venuta in mente di chiedere all'organizzazione del Bobbio Film Festival di poter proiettare questo film, devo dire che sono stata contenta, perché a me l'emozione quel giorno mi ha abbastanza preso, soprattutto perché in questo ruolo di governo che ho mi occupo delle ricostruzioni, quindi sto seguendo tutte le cose che riguardano dopo quel giorno. E io quel giorno non c'ero, mi ricordo perfettamente dove mi trovavo, ero in tangenziale a Milano, stavo andando a prendere l'aereo perché dovevo andare a Roma, e sono quei momenti della vita che non cancelli più, no? Perché ti immagini che cosa sta succedendo lì, ma in realtà non lo sai. E questo film è un tentativo, secondo me ben riuscito e anche emotivamente molto coinvolgente, per dire a tutti noi che probabilmente ci ricordiamo dove eravamo, ma che non sappiamo veramente che cosa sia successo in quelle ore, in quei momenti, che cosa realmente possono aver provato le persone che sono state lì. Devo dire che per me, che oggi ho questa responsabilità, questo film è anche utile per non dimenticare. Perché guardate, siccome le ricostruzioni si fanno giustamente, io credo, con i soldi di tutti i cittadini che pagano le tasse, dopo qualche anno da questi eventi scatta quel meccanismo di oblio o quell'idea strana del abbiamo già dato, ma in fondo li abbiamo già aiutati, ma sono passati 4 anni, dovrebbe già essere, no, tutto a posto, cioè scattano dei meccanismi nella testa delle persone, no, un po' così. Ecco, io credo che rendersi conto per davvero che cosa c'era là, perché poi io insieme anche a alcuni amministratori piacentini sono andata nel luogo del terremoto dopo 2 o 3 giorni, Paola c'è stata di più, ma continuare a ricordare realmente qual era il livello di devastazione di quell'evento,
credo che ci aiuti anche a fare bene il percorso della ricostruzione, che è già molto avanti, ma che ha anche continuamente ancora bisogno di essere largamente sostenuta, e poi magari nel merito ci entriamo dopo. Assessore. Ho sentito le emozioni, tanto ricordo di Dovera e un territorio che lei è appunto proprio nell'emergenza, proprio per competenza regionale intervenuta, Cena. Sì, a me, devo dire la verità, questo film piace tantissimo e mi riporta delle emozioni, le emozioni di allora, le emozioni di quella prima notte, delle 4.03, io sono stata svegliata alle 4:15 quella notte, ero a Piacenza, e da lì è cominciata una grande storia che in realtà dal dolore ha portato davvero a una grande ricostruzione. E questo film mi piace tantissimo, non solo perché loro sono bravissime, fra l'altro anch'io ringrazio il Gobbio Film Festival per questa proiezione, non solo perché sono attori meravigliosi, ma perché racconta proprio del dibattito di quelle ore. In quelle ore il dibattito era proprio quello: torniamo o non torniamo a lavorare, cosa succederà domani, lo sciame continuerà. E in realtà racconta davvero del dibattito di quelle ore, di quello che accadeva prima del terremoto, la crisi che aveva colpito l'Emilia Romagna in modo significativo, seppure forse in maniera meno grave che in altre parti del paese, tanto che alcuni venivano da noi a cercare lavoro, però l'aveva colpita in ogni caso pesantemente. E il dibattito era veramente questo: come fare in quelle ore a riportare, a non far perdere il lavoro all'interno delle nostre comunità, comunità dinamiche fra l'altro, perché i lavoratori dicevano proprio così: vogliamo tornare a lavorare, non ce lo possiamo permettere, facciamo in fretta. Tutti pensavano che non sarebbe in realtà accaduto più nulla, e invece è venuto il 29 alle 9:03 quest'altra grande scossa che ha fatto comprendere fino in fondo come per esempio il grosso problema della nostra regione erano esattamente i capannoni prefabbricati che non erano appunto collegati fra le parti e che hanno costituito il grosso dramma in cui hanno perso la vita quasi tutte le vittime, non tutte, ma quasi tutte le 27 vittime, a cui poi se ne sono aggiunte altre due, perché complessivamente poi il tributo è stato di 29. Quindi questo film mi riporta indietro la lancetta a quelle ore, e devo dire che racconta queste emozioni in modo straordinario. A me entrano dentro e mi piace anche capire se a tutti fa questo effetto, perché io credo che faccia davvero l'effetto chiaro di quei momenti difficili, dove però devo dire la verità, da lì in avanti insomma si è mossa una terra che lavorando insieme ha fatto tanto, poi magari ne parliamo. Stefano Ciamoni, detto l'onorevole De Micheli che è importante per la memoria, per non dimenticare, anche affinché proprio anche gli amministratori, i politici, la politica, ma anche noi, i cittadini, ci si ricordi in maniera operosa di solidarietà, questa riflessione sociale che emerge moltissimo nel film abbraccia molto anche questo concetto del non dimenticare per continuare ad essere solidari non solo nell'emergenza. Era il vostro intento quindi? Sì, assolutamente, era non dimenticare e fare memoria, e questo sembra incredibile e quasi un paradosso, nel senso che noi abbiamo girato il film 2 anni dopo il sisma. E potrebbe essere un film, senza scomodare i grandi registi del passato, quasi neorealista, nel senso che abbiamo raccontato quello che effettivamente è avvenuto in quello stesso momento, 24 mesi prima. Ma incredibilmente è un film sul presente, ma è già un film sulla memoria. Sembra un paradosso, ma è così. Forse perché noi viviamo in questo presente permanente che tutto distrugge, tutto violenta, tutto corrode, quello che viviamo oggi, domani già l'abbiamo dimenticato. E quindi per noi era
invece è importante non dimenticare, non solo però fare memoria, anche cercare di aiutare, far metabolizzare meglio il lutto che avevano vissuto queste persone, perché è stato fondamentale realizzare nuovi edifici e intonacare le crepe degli edifici, però ci piace dire che un conto è intonacare le crepe degli edifici, un altro conto è intonacare le crepe emotive delle persone. E noi speriamo con questo piccolo grande film di essere stati vicini alle famiglie, ai familiari delle vittime, ma anche a tutti coloro che hanno vissuto il terremoto. E poi, come avete visto, non è un film solo sul terremoto, perché ci sono molti temi attuali come il precariato sociale, soprattutto il precariato giovanile, le migrazioni interne, persone che dal Sud Italia vengono in Emilia a cercare lavoro, la crisi economica. E l'ultima cosa, perché è importante la memoria, perché tutti lo facciamo memoria, ma poi spesso anche al liceo i ragazzi chiedono: ma perché è importante fare memoria? Io la racconto sempre così in un minuto. C'è una persona che amo dal profondo del mio cuore, che per anni ha bramato la felicità, però non riusciva a toccarla questa felicità, era sempre fragile, era sempre insicura. Va dallo psicologo, fa 3 anni di psicoterapia e scopre che aveva un trauma infantile. Dagli 0-6 mesi sua madre era stata molto male, era caduta in depressione e per i primi 6 mesi questa bambina non era stata ascoltata. Lei aveva un trauma infantile, cioè in diversa maniera non aveva il ricordo del suo passato, non aveva memoria del suo passato. Una volta che ha rielaborato il lutto, era una ragazza felicissima. Questo è la parte individuale, ma se noi dovessimo trasportare questo a livello collettivo, a livello sociale, ecco che quelle società che non fanno i conti con il loro passato e che non hanno memoria del loro passato sono società che praveranno sempre la felicità, l'equilibrio, però non arriveranno mai ad un equilibrio emotivo e sociale. E questo è, per questo è importante questo film. Spero che sia un piccolo tassello nel meraviglioso mosaico della società che tende sempre alla felicità. Ma coraggioso, coraggioso anche per dei giovani professionisti. Intanto ricordo che l'hanno girato in pochissimi giorni, con pochissimi soldi, soldi che avete cercato, ma non ottenuto dalle istituzioni, ma sì da un'iniziativa privata e da tanta solidarietà. Il film è stato girato in 8 giorni più 2, quindi un totale 10 giorni, 8 più 2 in termine tecnico. Eppure uno spot si gira in 10. Con 30.000 euro. Ecco, 30.000 euro sono il budget circa dei videoclip. Personalmente ho cercato per un anno e mezzo i finanziamenti, perché oggi l'attore non è più quello di 20 anni fa che arriva al provino a casa. Secondo me oggi l'attore che vuole raccontare qualcosa è colui che ha l'idea, che scrive, che cerca i finanziamenti, che interpreta e che chiama i festival, che chiama le distribuzioni, non da solo, poi ovviamente con uno staff completo e complesso. Io devo ringraziare una persona soprattutto che è qui in prima fila, che è una signora, una docente di un liceo di Codigoro, una cittadina in provincia di Ferrara, che, la quale dopo un anno e mezzo che vedeva sui giornali ferraresi e nelle televisioni locali che rompevo educatamente le scatole alle persone, alle istituzioni, agli imprenditori, eccetera, mi ha chiamato e mi ha detto: Stefano, ti sto seguendo e dirò, diciamo, il sunto di quello che mi ha detto, ti do io 20.000 euro. E domani che scusi, un'imprenditrice, no, io sono una docente di un liceo, però insomma dico quello che mi ha detto veramente, perché poi questo è il film, prima c'era solo un soggetto, eccetera. Ho superato i 50 anni, invece di rifarmi le tette, voglio realizzare un'opera d'arte. Marcella Zappaterra, all'epoca presidente della provincia, oggi consigliere comunale, e un altro imprenditore regionale, e Vittorio Gambano, un altro imprenditore, ha dato un'altra parte del finanziamento. Quindi abbiamo avuto 30.000 euro.
lavoro subito e qualche altro in corso d'opera. Quindi noi diciamo sempre che più che un film è quasi un miracolo, siamo veramente commossi, veramente commossi. Assessore, le chiedo, visto che abbiamo parlato di ricerca di finanziamenti di istituzioni, immagino che avreste immaginato che non si parlava di tette rifatte, ma appunto di terremoto, e quindi la regione in quei casi, voi vi siete rivolti alla regione, no? Perché prendiamo subito in... Sì. Sì, però all'epoca il budget era solo per documentari, quindi non eravamo da bando, quindi era tutto a posto la regione. Tutto a posto, quindi riscagionati, ma no, perché sennò voleva dire essere sordi. Ma guardate, fra l'altro devo dire la verità, c'è stata una... successe tante cose in quelle ore, ma fra queste anche la grandissima solidarietà che è venuta da tante parti, non solo d'Italia, d'Europa e anche oltre. E devo dire che anche Piacenza è stato un territorio particolarmente solidale con i luoghi terremotati, e anche questo mi sembra estremamente positivo. Sinceramente io non sapevo di questa bellissima idea, anzi sono molto contenta che sia arrivata, sia stata sostenuta, e credo che al di là dei bandi che noi facevamo in modo trasparente, credo che davvero forse potremmo ancora fare il possibile per fare in modo che come stasera questo film entri nelle case di ognuno di noi, perché credo che il messaggio più importante che lascia è esattamente un messaggio che guarda al futuro. Cioè, se avete visto, non ci si ferma a dire, la loro straordinaria idea è ricordare, perché dal ricordo nasce la prevenzione, perché dal ricordo cambia la cultura e si costruisce una cultura migliore per le generazioni future. Carlotta dice, le fabbriche, i capannoni sono stati tutti ricostruiti in sicurezza, esattamente quello che stiamo cercando di fare nel cratere e che si sta completando nel cratere, meglio di prima, più sicuri di prima, più efficienti di prima, come anche le case. Ma in ogni caso non basta il cosiddetto cratere, cioè l'area ovviamente danneggiata dal terremoto, lo chiamiamo così, e non basta questo, perché è chiaro che ci vuole una regione culturalmente e anche chiaramente nei suoi edifici sicura per le generazioni che verranno. A maggior ragione il messaggio qui è un grande messaggio di ecosostenibilità, che è esattamente la cosa più grande che ci viene da questa proiezione. Almeno io penso che questo sia quello che deve entrare nelle coscienze di ognuno di noi, e questo è il messaggio che loro ci danno, quindi per questo sono ancora più straordinari. Onorevole De Micheli, se facciamo un passo indietro, dal 2012 al 2009 entriamo in Abruzzo e con un altro bruttissimo terremoto. Lei appunto si occupa della, come delega, la ricostruzione post sisma, e quindi immagino che abbia visitato anche quei luoghi. Attraverso il film abbiamo capito, almeno io l'ho capito e ho sentito, le emozioni, soprattutto la paura delle persone, ma immagino che per questa sceneggiatura abbiate avuto bisogno anche di esperienze di persone del settore, proprio per aiutarvi ad adeguare la sceneggiatura alla delicatezza del tema. Io chiedo, che cosa le chiedono e che cosa le hanno chiesto le persone quando lei è andata all'Aquila, quando lei è andata in Emilia? Cosa che le chiedono? Beh, devo dire che innanzitutto l'esperienza che sto facendo sulle ricostruzioni in generale, perché di fatto da 2 anni l'inizio della delega era appunto quella dell'Aquila, la ricostruzione del sisma in Abruzzo, e poi dopo man mano il Presidente del Consiglio mi ha affidato anche tutte le altre ricostruzioni, anche quelle delle alluvioni, di cui peraltro Bobbio è stata protagonista nel settembre dell'anno scorso insieme alla Val Trebbia e alla Val Nure. E devo dire che innanzitutto queste situazioni ti portano in una dimensione per la quale le istituzioni non sono quello che vediamo in questo periodo in televisione, no? Una roba anche un po' inutile, un po' delle sovrastrutture. Cioè là dove succedono queste cose, o le istituzioni ci sono o si rischia che non ci sia niente. Tant'è vero che io, che posso fare paragoni, che ovviamente non farò qui,
e che non faccio mai in pubblico, ma che faccio perché ho sotto mano le situazioni di tutti e due, no? Questi grandi terremoti, mi rendo conto di come diversamente si siano comportate le istituzioni in queste due situazioni, di come a distanza di anni i risultati siano anche molto diversi. Non è un segreto, questo lo posso tranquillamente dire, che la ricostruzione dell'Aquila è veramente cominciata da 3 anni in maniera molto molto forte, con migliaia di cantieri adesso in questi giorni aperti. In Emilia Romagna è stato un terremoto diverso, più diffuso, che ha colpito di più le attività produttive, mentre in Abruzzo c'è stata una forte concentrazione soprattutto sul centro storico, sulle abitazioni, perché l'Aquila è zona di terremoti, l'Aquila è ricostruita, no? Sulle macerie di un terremoto di qualche centinaio di anni fa. Ma devo dire che, per esempio, in quei momenti le persone che rappresentavano le istituzioni hanno fatto un po' la differenza. Il giorno dopo il terremoto dell'Emilia c'erano 2 persone a guidare la ricostruzione, sia l'emergenza che la ricostruzione, che sono Vasco Errani e Franco Gabrielli. E devo, ripeto, guardandolo con la lucidità e la freddezza, no? Del dopo, questo conta qualcosa, questo vuol dire qualcosa. Al mio ministero, dove si danno i soldi, perché il Ministero dell'Economia e delle Finanze è quello dove si danno i soldi per tutte le cose, si fa la legge di stabilità, si fanno i decreti, eccetera, eccetera. I dirigenti, qualche volta ve ne porterò qualcuno per spiegarvi anche com'è il meccanismo, no? Di questa altissima burocrazia che prende queste decisioni, ancora oggi ricordano con una certa trepidazione quando io ritorno all'attacco su delle misure normative che servono alla ricostruzione dell'Emilia Romagna, e ricordano l'atteggiamento che aveva Vasco Errani, no? Per avere tutti gli strumenti per ricostruire, no? Questo, guardate, non c'entra nei partiti, non sto facendo, sto parlando delle persone e della dedizione che le persone ci mettono quando ci sono le disgrazie, ecco, tanto per intenderci, del pressing che facevano. Tant'è vero che a distanza di 4 anni noi abbiamo dovuto completamente rivedere tutta la fase della ricostruzione nella zona della Lombardia, dove c'era un altro commissario, e invece abbiamo semplicemente continuato nella ricostruzione in Emilia Romagna. Ora, le persone cosa chiedono alle istituzioni? È banale dire che ti chiedono i soldi, è ovvio che senza quelli chi ha distrutto la casa, chi ha distrutto l'azienda, cioè un po' ci sono le assicurazioni private, ma sui terremoti in Italia, come sapete, è molto raro, sono molto rare le zone nelle quali ci sono le coperture da parte delle assicurazioni private. È ovvio che alle istituzioni chiedono le risorse, ma non chiedono solo le risorse. Chiedono giustizia, chiedono equità, chiedono opportunità. Le istituzioni nelle ricostruzioni devono avere le intuizioni per ricostruire un tessuto sociale, perché i terremoti e in alcuni casi anche le alluvioni più devastanti che ci sono state, penso quella di Olbia, adesso una grossissima alluvione che ha fatto anche dei morti, distruggono il tessuto della comunità. E le istituzioni, allora, che non sono quelle disegnate anche un po' ridicole e farlocche che a volte vediamo in certe trasmissioni televisive, devono farsi carico della responsabilità di accompagnare la ricostruzione di una comunità che, guardate, è una cosa veramente complicata, che a me personalmente, umanamente, fa sentire un peso di una responsabilità enorme, perché ti senti sempre inadeguato, vedi che questa cosa qua è enorme, grandissima, e che l'unica cosa che puoi fare è provare a mettercela tutto facendo bene il tuo mestiere, perché sai che lì ci sono delle persone che è quello che ti chiedono, di ricominciare ad essere una comunità che ha come prospettiva, e qui cito Stefano, la prospettiva è la felicità, la riappropriazione di un pezzo di felicità che queste comunità meritano. Ecco Stefano, mentre la batteria ascoltando le voci dei protagonisti, quelli che vi hanno aiutato, degli esperti eccetera, rifacendomi alle parole dell'onorevole e considerando la difficoltà o il timore di non riuscire a ricostruire il tessuto sociale, quello che è emerso ed è anche quello che avete vissuto voi, cioè avete recepito questa paura, che non è solo quella di dormire sotto un tetto,
non sai se resisterà alla prossima scossa. L'avevo sentita e anche molto bene. Io sono del Basso Ferrarese, quella zona che è stata colpita dal terremoto, ma non c'è stata nessuna, diciamo, distruzione. Ho i parenti nell'Alto Ferrarese. Mirabello, che è il paese in cui abbiamo girato, vivono i miei cugini, è stato un comune terremotato. E Carlotta, la bambina, è mia cugina. L'abbiamo presa non tanto perché era raccomandata, ma perché effettivamente lei, che era mia cugina, mi ha raccontato quella notte come l'aveva vissuto lei. E mi ha raccontato che il mio cugino, che si chiama Giulio, è iniziato ad urlare, sua madre è iniziata ad urlare, prendi Carlotta, prendi Carlotta, e mi ha raccontato tutta la scena del padre che l'ha presa, che ha fatto giù le scale. Quindi l'inizio della storia io l'ho iniziato proprio da Carlotta e quindi anche dai miei parenti. Una volta però che siamo andati sul posto, in quei 10 giorni, molti mirabellesi, quindi molti megliani, si sono avvicinati alla setta. E quando hanno capito quello che stavamo facendo, ci hanno, diciamo così, raccontato e confessato molte cose, della paura e del trauma, e che la propria figlia di 10 anni non riusciva più a studiare, c'è stato un calo dell'apprendimento di circa il 30% anche da parte di molti bambini, e la bambina ha provvito in questo momento. E quindi in realtà molte cose ce l'hanno dette. E poi mentre giravamo lì la sceneggiatura c'era, però a volte la cambiavamo anche rispetto a quello che ci dicevano. Tutta la scena girata in fabbrica è ovviamente una fabbrica vera, c'è un vero imprenditore che era giovane, e quando ho visto quella scena che abbiamo girato, alla fine eri là, ho detto ci abbracciato, vi ringrazio, è veramente andata così. Abbiamo parlato con molti operai, con i familiari delle vittime, il comitato Emilia Vite Scosse, il quale ci ha aiutato molto anche nella sceneggiatura e anche dopo nel reperimento degli ultimi finanziamenti. Quindi se uno adesso va in quelle zone apparentemente si sta bene, effettivamente si sta bene, però io abito a Roma, però ogni notte quando torno a Tresigallo, che è il mio paese in provincia di Ferrara, ogni notte prima di dormire, quei 60 secondi in cui riguardo l'armadio, riguardo la porta, io ogni notte ce l'ho. Quindi c'è un verso di Ligabue che ha fatto la canzone sul terremoto che dice da oggi in poi dormiremo sempre un po' più svegli, una cosa simile. Quindi il trauma rimane sempre, anche se facciamo finta di niente, il trauma ci sarà sempre. Ecco, però nonostante la paura che avete vissuto e il trauma che avete dentro, comunque siete riusciti a rispettare un fortissimo alone di fiducia, che è quello che emerge dal film, è quello che ci dice la sceneggiatura. Esattamente, infatti poi in realtà quando leggevamo i giornali per concludere la sceneggiatura, i giornali ci dicevano distruzioni, morte, eccetera, noi volevamo però fare un film di amicizia, di speranza, di amore, di futuro, e se no se parlavamo delle altre tematiche veramente non c'era più speranza. E invece queste erano le tematiche a cui noi volevamo raccontare e spero che nel film si siano viste bene. La vita va avanti e gli errori ci possono essere stati, si spera sempre che poi ognuno impari dai propri errori. Per quanto riguarda le istituzioni, perché voglio dirle, voglio ringraziarle, perché privatamente l'abbiamo fatto, ma io pubblicamente volevo ringraziare le istituzioni che effettivamente ci sono molto vicine per questo film. E io posso anche capire, col senno di poi, quell'anno e mezzo in cui nella provincia avevo cercato i finanziamenti, perché sì, ero un ragazzo diplomato al centro sperimentale e da anni che conduco al Gifoni Film Festival, avevo fatto un cortometraggio con Monica Guerritore, però ero molto molto giovane, quindi forse anche loro, diciamo che ci credevo fino a un certo punto, quindi in realtà, pensandoci dopo, forse era giusto così e forse anche qui no, ci sono serviti per trovare la forza, la cattiveria e la determinazione poi per realizzare questa opera. Una volta che l'opera è stata vista, è stata conclusa, è stata finita, ci sono sempre molto vicini, quindi volevo pubblicamente anche ringraziarvi di cuore per il vostro entusiasmo, per la vostra ospitalità, per la vostra disponibilità che avete sempre nei nostri confronti, nei confronti del film. Intanto ricordiamo che questo film ha girato e è stato presentato a livello internazionale, ha vinto dei premi, vero? Eh sì, è stato presentato in anteprima mondiale all'Istituto di Cultura Italiana di Bruxelles e so che anche Lisbona lo sta richiedendo. Abbiamo vinto al Valdarno Cinema Fetish, uno dei festival, forse il festival più importante del cinema indipendente in Italia. Abbiamo vinto 3 premi molto importanti al Festival Internazionale del Cinema Sociale di Quense
e abbiamo presentato il film alla Camera dei Deputati, dove andiamo al cinema, fortunatamente facciamo sold out da Ferrara, Roma, Mantova, Teramo. Stiamo andando avanti con la nostra distribuzione, perché una distribuzione normale magari ci può portare il 40 cinema per 2 giorni. Invece, almeno per questo film, abbiamo deciso noi di chiamare i vari cinema e stiamo continuando nei festival. Il 21 siamo all'Isola Tiberina a Roma, il 24 saremo a Modena e stiamo andando avanti ed è veramente un sogno che si sta realizzando. Come si può fare un film con 30.000 euro? Si può fare solo se è una produttrice esecutiva con gli occhi. Che è qua presente, si chiama Ilaria Battistella. Immagino che lei conosca il termine ottimizzazione. Ah, 100%. Adesso da un momento un secondo film che gireremo sempre in Emilia e Ferrara, perché noi crediamo molto nel cinema e portare il cinema nel ferrarese. A Ferrara sappiamo che ci sono stati mostri sacri, Antonioni, Vaccini, Franco Quilici, Rambaldi, Bassani, Arnoldo Foà e tantissimi altri. Però è importante sapere che ci sono stati dei miti, è importante anche però andare avanti e creare cose nuove. Di soldi c'è bisogno sempre per fare di più, soprattutto per i giovani, è giusto che ci sia una grande attenzione. Di soldi c'è bisogno per ricostruire, soprattutto anche per rimborsare chi ha subito dei grandissimi danni. Non è detto che debbano essere solo le istituzioni, comunque vengono deturpati o rovinati solo gli edifici pubblici, ci sono tante aziende private e tanti privati che subiscono dei danni. E io qui a Bobbio voglio ricordare, è stata premiata l'onorevole Paola De Micheli dal sindaco Roberto Pasquali come proprio Bobbiese dell'anno, per quello che ha fatto, una svolta epocale, una riforma epocale, ha preso i complimenti da tutti, di fronte a tutti, anche da Renzi, ma non è solo per quello, noi glieli facciamo perché grazie al suo intervento lei ha portato la firma no? Nel Consiglio dei Ministri, sono stati approvati i decreti attuativi della legge di stabilità e grazie a questo i privati hanno diritto e possono richiedere dei rimborsi. Poi all'altra c'è anche la regione, ci saranno i comuni, c'è un iter procedurale, no? Proprio per riuscire ad ottenerli, anche questo è importante perché quando tornano nelle tasche dei piccoli imprenditori si ricrea economia, si ricrea lavoro. Ricordo che questo film, se non dico male, doveva chiamarsi Tutte Blu, comunque lo sfondo del lavoro è fortissimo e quindi se portiamo lavoro... Sì, all'inizio il primo soggetto era Tutte Blu, poi è diventato Terremotati, e per molto tempo è stato Terremotati perché parliamo di terremotati a livello geografico, ma anche di terremotati socialmente parlando. Però poi volevamo dare comunque anche il titolo un segno di speranza ed è venuto fuori La notte non fa più paura, che dopo ci hanno anche detto alcune che è un omaggio anche alla cultura ferrarese, La notte di Antonioni o Una notte del 43 di Bassani, che poi diventa La lunga notte del 43 di Vaccini, e quindi sì, poi è passato alla notte non fa più paura. La notte fa molto meno paura, onorevole De Micheli, appunto soprattutto ai privati, lancio un assist ma è dovuto, la ringraziamo per questo. No, penso che l'esperienza dell'Emilia e la vicenda di cui accennavo prima quando parlavo della presenza del Presidente Errani al Ministero dell'Economia è stato fondamentale per riuscire a costruire questa riforma che riguarda tutte le altre calamità, diciamo, che non sono i terremoti, perché in realtà i terremoti sono stati tutti gestiti con leggi speciali perché sono spesso situazioni troppo particolari per poterne, diciamo così, tirar fuori una modalità univoca, e i terremoti stessi sono diversi, i territori sono diversi, insistono su istituzioni che hanno elementi, diciamo così, di dinamismo molto diverso. Però quella modalità di ricostruzione che si è inventata in Emilia Romagna, in particolar modo il Presidente Errani, la Giunta, è stata, diciamo così, un punto di riferimento, perché su quel modello lì noi abbiamo poi costruito la riforma anche per tutte le altre ricostruzioni. Lo dico perché credo che
anche noi dobbiamo continuare ad imparare da chi prima di noi è riuscito a fare le cose per bene, perché invece in tante altre situazioni noi abbiamo aperto ancora dei contenziosi. Lo racconto sempre perché è una cosa che mi ha sconvolto quando ho avuto questa delega. Noi abbiamo stanziato nella legge di stabilità di 2 anni fa 30 milioni di euro per 3 anni, quindi in tutto 90 milioni, per ancora il terremoto di Siracusa, Ragusa e Catania, perché dal 90 in poi sono state fatte 10 leggi che si contraddicono tra di loro e quindi siamo pieni di contenziosi. Alla fine vedrete che noi corriamo il rischio che rispetto a questi errori che sono stati commessi ci sarà gente che non meritava di avere il riconoscimento e magari l'ha avuto, e gente che invece ha avuto sofferenze, dolore, perdite economiche e magari non ha avuto un centesimo. Quindi io credo che questa esperienza dell'Emilia Romagna, nell'ambito anche dell'esperienza delle istituzioni, sia stato un esempio anche per questo, perché quella modalità è una modalità che sta funzionando, anche con la capacità di controllare, di essere sicuri che vada tutto a buon fine, che noi l'abbiamo presa come esempio anche per questa riforma che riguarda tra l'altro anche la Val Trebbia, come dicevamo prima, perché riguarda poi i territori alluvionati. Grazie. Cazzolo, volevo chiederle questo, riportandoci alla nostra terra, perché non ci facciamo mancare niente, no? In Emilia, quindi oltre ai terremoti abbiamo anche le alluvioni. Nel film si è parlato moltissimo della sicurezza e a Carlotta ce lo ricorda e ce lo ricordiamo e ce lo dobbiamo ricordare sempre, soprattutto lo dico agli amministratori, a chi costruisce, a chi definisce anche la prevenzione. Io le chiedo intanto a che punto siamo noi, non le chiedo di entrare nei dettagli, dico ci dobbiamo sentire un po' più sicuri al di là dei soldi che sono arrivati, che stanno arrivando e i tanti rimborsi. Ma con l'alluvione della qua a Piacenza siamo stati alluvionati in settembre del 2015, ci sono stati dei morti, tre morti e poi c'è stata un'altra alluvione o meno forte solo perché non ha portato morti. Ma guardate, faccio solo una considerazione. 5 giorni prima del terremoto del 20 maggio era cambiata la normativa italiana. Sostanzialmente, la dico così, erano stati chiusi i rubinetti della protezione civile. La protezione civile che prima, all'epoca Bertolaso, l'uomo solo al comando, risolveva tutti i problemi del nostro paese, nei fatti era stata depotenziata e addirittura non si poteva neanche con il sistema di protezione civile, che fra l'altro saluto anche il comandante dei carabinieri, ricomprende anche loro, tutto il personale pubblico che ha lavorato, devo dire, tantissimo e non si vedevano ormai le differenze fra le divise, scusate questo inciso, però la norma era stata quindi drasticamente modificata, non si potevano neppure ripristinare i servizi essenziali, vuol dire la luce, l'acqua e il gas, perché non si poteva più neanche finanziare quello. Allora da lì è cominciato un percorso, abbiamo costruito tutte le norme, tutte, studiando tutto quello che era accaduto in passato, in poche ore, dei precedenti terremoti, nel bene e nel male. Lì abbiamo scelto, visto che noi dicevamo non un euro in più, ma neanche un euro in meno, per ricostruire sino all'ultima pietra, con ovviamente in questo anche tratto molto emiliano, no? Di chi si assume la responsabilità e non vuole nulla di ciò che non gli è dovuto. Però abbiamo detto non un euro in meno, abbiamo costruito le norme, le abbiamo verificate prendendo le esperienze migliori dai terremoti precedenti, in questo sono molto d'accordo con Paola De Micheli, bisogna far tesoro del passato, mai dimenticarselo, perché l'esperienza del passato serve a costruire il futuro. Abbiamo preso dall'Aquila l'unica parte che secondo noi era una parte importante, che era tutta la ricostruzione delle scuole. Noi dovevamo portare, a differenza dell'Aquila, il doppio degli studenti di nuovo a settembre a scuola, e non potevamo pensare che insieme al lavoro la scuola non fosse l'altra grande priorità che dovevamo perseguire. Lo abbiamo fatto prendendo dall'Aquila i capitolati addirittura che abbiamo modificato, adattato, ci abbiamo fatto dal 20-29 maggio
in mezzo a una gara europea, perché l'altro faro era la legalità. Per noi massima legalità, eravamo nel pieno della crisi, un terremoto di 13 miliardi di danni, non potevamo permetterci che in nessun modo ci fossero in questo terremoto potesse diventare i suoi cantieri attrattivo per infiltrazioni mafiose o per fenomeni di illegalità. Questo è stato l'altro grande faro. Quindi abbiamo costruito le leggi, negoziato le leggi, in questo Errani è stato un presidente straordinario, negoziato le leggi con i governi, perché si è partiti col governo Monti, poi il governo Letta e devo dire adesso la vicinanza del governo Renzi, da questo punto di vista, che ha fatto della sicurezza comunque uno dei tratti di governo, delle priorità di governo, perché questo va detto e poi vengo e chiudo il punto, però è evidente insomma che è stato un lavoro da questo punto di vista che davvero è stato uno sforzo straordinario, perché vi assicuro loro hanno fatto fatica a trovare le risorse per sostenere uno straordinario film come questo, ma trovare 13 miliardi in quel momento non era assolutamente, sembrava a tutti un'impresa impossibile. Ci siamo riusciti, ormai manca poco, a chiudere soprattutto la ricostruzione del patrimonio culturale, manca l'ultima parte, una piccola parte, anche se in questo momento abbiamo 51 milioni di cantieri aperti sulla cultura, ci sono 600 cantieri, praticamente si stanno ricostruendo, si stanno completando i centri storici, che è l'ultima parte, ci sono 785 opere che stanno per partire e la ricostruzione è oltre il 60%, quindi noi pensiamo di arrivare alla fine con massimo il tempo in cui Carlotta diventerà grande, sarà ovviamente tutto completato. La stessa cosa vale sul resto, è chiaro che il cambiamento climatico insieme a tutto l'aspetto del rischio sismico ci dicono due cose: intanto che i terremoti, le vittime li fanno in un terremoto, vengono, i terremoti non si possono prevedere, però le vittime le fanno gli edifici e non il terremoto, quindi è evidente l'importanza di avere un edificato sicuro, questo è il tema e su questo stiamo lavorando anche nel resto della regione, stiamo spendendo 45 milioni di euro a partire dalle scuole, eccetera. E poi c'è tutto il tema del cambiamento climatico, dove come regione abbiamo aumentato le risorse regionali per la prevenzione appunto idraulica, idrogeologica. È chiaro che ci vuole tempo, il governo Renzi ha creato proprio l'unità di missione Italia Sicura per il rischio idrogeologico, stanno mettendo risorse nazionali importanti, le stiamo affiancando con risorse regionali, stiamo parlando di un piano decennale, quindi è evidente che c'è un primo anno, un secondo anno, un terzo anno, è evidente che però questo è il lavoro, cioè la prevenzione credo che sia la parola. Prevenzione e sicurezza, quindi dobbiamo cercare di sentirci un po' più sicuri in base anche a quello che ha detto Gazzolo e al lavoro che ha predisposto De Micheli proprio per il governo italiano. Io volevo lasciare a te, ti ho dato detto dall'inizio, scusami, siete giovanissimi, siete professionisti, ma siete giovanissimi, l'ultima battuta è proprio al pubblico piacentino, considerando che è un film che insomma è di tutti, con sé, diciamo, no? Visto proprio per le tematiche. È stato fatto per tutti, pensato per tutto, per tutti e di tutti, sì. Chiedere proprio un saluto, dato considerando il fatto che sei stato qua al festival, l'ha aspettato da bell'occhio. Stavo pensando prima, mentre parlava l'assessore regionale, che queste sono le serate per cui veramente vale la pena vivere. Cioè, sono sul palco con tre, passatemi i termini, bellissime, intelligentissime donne, una giornalista, una onorevole e un assessore regionale. Già imparato. Sottosegretario. Siamo al Bobbio Film Festival, uno dei festival più prestigiosi italiani, non solo. Il nostro film ha visto un maestro come Marco Bellocchio, il pubblico è stato molto generoso,
ci avete veramente lasciato senza parole, abbiamo avuto un ricordo bellissimo, per noi è un sogno che continua e quello che posso dirvi umilmente nei miei 27 anni, continuate a sognare e rispettate i vostri sogni, perché insomma avere poi il rimorso degli impianti è sempre brutto, quindi rispettate i vostri sogni e credete sempre nelle cose che fate, anche quando vi dicono sempre no, 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 più non vi dicono e più l'idea che avete è giusta. Però posso dire anche qui dobbiamo ringraziare, grazie prof. No, pronto. Perché ha reso possibile tutto questo, lui non lo sa ancora, ma io ho chiesto al mio ministro invece di venire a proiettare il film al ministero, perché siccome tutti gli anni quando ci sono le norme da fare sui terremoti trovo sempre qualcuno che mi dice ma De Micheli ancora, voglio spiegargli che quella ancora ha un senso, è un senso per davvero. Grazie, grazie a tutti voi, grazie.